Pumba è un facocero e quindi è un animale dedito alla, alla ghianda. Senza pensieri la tua vita sarà, a chi vorrà vivrà in libertà. Hakuna Matata. Timon è un personaggio che pensa di essere Saputello, poi invece quasi mai la dice giusta. E Pumba è il contrario, esattamente. Pensa di essere uno scemone, invece ogni tanto ha delle intuizioni. Tu credevi morto lui e io di essere morto io, credevo che volessi mangiarmi. Scusate, prima di continuare, ma voi due come vi conoscete? I due personaggi si completano a vicenda, diciamo. Ecco. Senza pensieri la tua vita sarà, chi vorrà vivrà in libertà. Hakuna Matata. Il pro e il contro di avere un facocero per amico tu e un suricato io. Sì. Un amico grosso serve sempre comunque. Esatto, e anche un amico svelto, intelligente, acuto. Beh, da piccolo lui era una gran beltà, ma proprio una rarità. Cerchi il tuo posto nel cerchio della vita, devi arrivare presto perché poi lo trovi occupato, trovi solo i posti peggiori, che non vedi il centro del cerchio della vita, stai sui laterali, i distinti, stai sulla curva, non vedi niente. Invece devi andare proprio prima nel cerchio della vita. Hakuna Matata, sembra quasi poesia. Hakuna Matata, tutta frenesia. Quando esce il Re Leone? Il 21 agosto. E il 21 agosto dove dovete andare? Al cinema. Per forza. Eh beh. Hakuna Matata.